Una volta creati i solidi semplici, si possono andare a modificare i solidi con una serie di comandi. Un comando interessante, allora, il raccorda, ok, molto semplice. Seleziono uno spigolo, ok, ho selezionato lo spigolo e io qua posso andare a dare il raggio di raccordo del mio oggetto. È chiaro, se io do un raggio esagerato 100, ok, 110, il programma mi si arrabbia, mi dice che cavolo vuoi? Ah, me l'ha fatto lo stesso, me l'ha fatto lo stesso, però mi va a forza, a forzare e spesso e volentieri arriviamo a dei punti in cui il programma si arrabbia e non accetta più i nostri raggi, raggio 5. Ok, eccolo qua. Ok, un comando interessante per noi potrebbe essere: non so, svuotami, questo è scelgo svuota il mio oggetto, cioè io voglio fare questa gamba tutta vuota all'interno, voglio fare solo 3 mm, 5 mm di spessore, per cui shell, il programma mi dice qual è la faccia che vuoi andare ad eliminare. Se io seleziono la faccia qua sopra, ok, lui mi svuota, siamo 2 mm, vediamo, ok, vedete, mi ha fatto, ok, tutta, ok, il mio solido, la mia gamba è totalmente svuotata e lo spessore è totale, esatto, spessore della parete è tutto 2 mm, ok, se io vado a fare la sezione, ok, section analysis, io vado a vedere all'interno del mio pezzo utilizzando, proviamo questo piano, ok, io vedo, ok, che ho tutto il mio solido totalmente svuotato e lo spessore. Lo spessore è 2 mm, ho uno spessore unico, chiaramente. Ho uno spessore unico. Infinity Ok. loop. Terzo comando per la creazione dei solidi è lo sweep. È lo sweep. Lo sweep di cosa? Di quali elementi ha bisogno? Di uno schizzo, di un profilo chiuso, qua si ripete sempre, e di una traiettoria. Cioè, dobbiamo creare un solido particolare, la chiave a brugola. Accidenti, devo generare la chiave a brugola. Esatto. Oppure, se facciamo la chiave a brugola, mi stanno venendo in mente N di oggetti, ok? Per cui, la chiave a brugo, cosa dovrò fare io concettualmente? Dovrò creare due schizzi, uno perpendicolare all'altro. Il primo schizzo, quello che sto creando ora su questo piano, ok, che lo metto perpendicolare a me, creo l'esagono, che adesso, eccolo qua, poligono. Ok, iscritto, circoscritto, vabbè, questo è secondario. Ok, adesso io lo faccio a caso questo esagono. Ok, voglio che questa linea sia orizzontale, per cui io do il constrain, eccolo qua, di o orizzontalità o verticalità. Ok, qui mi ha preso la orizzontalità perché era più vicina all'angolo orizzontale, do la quota chiave. Per chi non è meccanico, questa quota si chiama quota chiave perché proprio è la chiave che noi andiamo a utilizzare per aprire o chiudere le nostre viti. So, metto 16. Ok, e termino il mio schizzo. In questo schizzo è tutto nero.
perché è totalmente vincolato. I vincoli quali sono? Ho l'orizzontalità di questa linea e quindi poi si trascina tutte le altre linee. Ho dato il valore della chiave, la misura, e ho centrato e ho bloccato il centro dell'esagono al punto zero. Consiglio sempre, blocchiamoci, disegniamo, partiamo il nostro schizzo partendo sempre dal punto zero. Se siamo al centro perfettamente è molto meglio, quando dopo dovremo andare a fare una serie di lavorazioni successive. Termino lo schizzo, ok? E a questo punto io devo andare a creare, il mio successivo schizzo, che sarà la forma a L della chiave a brugola, perpendicolare a questo esagono. Quindi vedete che Fusion mi aiuta tantissimo a identificare su quale piano vado a lavorare. Anche graficamente è stupendo, per cui io scelgo questo piano qua, che è il blu-verde, cioè il piano XZ, ok, questo qua, e mi metto perpendicolare. Vedete che l'esagono io adesso lo vedo come fosse una linea, perché è esattamente perpendicolare a me. E a questo punto io vado, partendo sempre dal centro, vado a creare la forma a L della mia chiave a virgola. Attenzione, lo sweep ha dei limiti, ma dei limiti geometrici, cioè con l'esagono 16. Se io volessi fare una L piccolissima, non ha la possibilità l'esagono di sweeparsi dentro, per cui mi darebbe errore. Per cui geometricamente devo dare delle misure fattibili, possibili, per cui sono 25 di altezza e no, non so, un 35 mm, ok, e qua io do un raccordo, non so, di 10, vediamo, questo, 6, do raccordo, 8, esatto. Più spigoli ci sono, più difficile potrebbe essere la realizzazione del mio solido. Vedete, ho eseguito il primo schizzo, che è il mio profilo, il secondo schizzo, che è questa L, che viene considerata come traiettoria. Termino e vado a generare il solido attraverso lo sweep, per cui sweepo, e mi dice qual è il profilo. Qua mi sta domandando qual è il profilo. È il mio esagono. Qual è adesso il path o percorso? Ok, questo, eccolo qua. Questo è il mio solido che si è creato, anzi sono già piccolino, perché vedete com'è cicciottone. Ok, qui in basso c'è la timeline. Ok, non mi piace tanto, voglio modificare uno schizzo o l'altro. Ok, vado a recuperare, vado a modificare lo schizzo della traiettoria, perché 25 mm è piccolo, 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 di proposito. Io pensavo anche che non riuscisse a creare lo sweep, invece 50, quindi do anche 60. Ok, e qui così do 80. Ok, e termino. Ecco qua. Che si è, il raggio è piccolino, per cui qua sotto io ho ancora spigolo, vedete? Per cui preferisco aumentare anche il raccordo, per cui il raccordo 8 che avevo dato è abbastanza piccolino, sono 13, 14, okay.